Il campionato italiano assoluto rally con uno degli appuntamenti più appassionanti della stagione, il Rally 1000 Miglia, penultimo round in scena venerdì 13 e sabato 14 settembre. È una sfida cruciale per il tricolore, la sesta nel calendario, che potrebbe assegnare i titoli ancor prima del finale di stagione previsto a Sanremo a metà ottobre. La 47esima edizione è ancora organizzata da ACI Brescia e prevede un percorso classico diviso in 11 speciali, con 115,5 km crono sul totale di 521,31. Al via 141 equipaggi, di cui 38 su vetture Rally 2 e 26 su auto Rally 4. In questa classe molti piloti locali, impegnati nel penultimo round della CRZ di terza zona, oltre ai numerosi trofeisti partecipanti alla GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup. Venerdì 13 mattina inizia il prologo con prove libere e qualifiche per le vetture Rally 2 dalle 10 su un percorso di 2 km a Puegnago sul Garda, quindi lo shakedown per tutte le altre categorie. Il centro fiera di Montichiari ospita anche quest'anno quartier generale e parco assistenza e da lì parte il rally venerdì alle 15.36 verso le prime tre speciali previste nella prima giornata. Si inizia con la Power Stage, la PS1, Valle Sabbia dell'Era Valerio, di 2,54 km alle 16.50. Segue la Treviso Bresciano di 9,10 km alle 17.19 e la più lunga Pertiche di 19,3 km in notturna alle 20.17. Quest'ultima è affrontata in senso contrario e queste prime tre speciali definiranno la classifica prima dell'intervallo notturno. Sabato 14 la gara riprende e si sviluppa in due frazioni, ciascuna con quattro speciali. La ripetizione della Treviso-Bresciano, che è speciale 4 alle 9.11, seguita da due passaggi sulla Mastanico di 6,93 km, che è la Power Stage allungata. Sarà prova 5 alle 9.55 con diretta su Rai Sport e prova 8 alle 14.54. Seguirà la breve speciale Bione di 4,2 km, che è prova 6 alle 10.26 e prova 9 alle 15.25, e dalla Marmentino di 16,95 km, prova 7 alle 11.08 e prova 10 alle 16.07. Per chiudere, un altro passaggio sulla speciale più tradizionale Pertiche alle 16.51, che definirà la classifica prima dell'arrivo con premiazione in piazzale Arnaldo a partire dalle 18.46. Partirà col numero 1 la Citroen C3 by FPF Sport di Andrea Crugnola al volante e Pietro Metto alle note, capofila del campionato italiano assoluto rally con 84,5 punti che hanno la grande occasione di conquistare il titolo assoluto con una gara d'anticipo. Serve loro una vittoria, sarebbe la quinta della stagione per avere la certezza del quarto scudetto, ma potrebbero accontentarsi anche del secondo posto se gli avversari diretti non dovessero segnare punti nella Power Stage. Nelle ultime tre volte al 1000 miglia, Crugnola e Ometto hanno siglato due secondi posti e un successo nel 2022.
Gli avversari diretti, Campedelli Canton con 68 punti e Basso Granai con 57, secondi e terzi del CIR, per mantenere aperta la corsa al titolo sono costretti a vincere. Campedelli è stato il più costante sulla Skoda Fabia RS di Steep Five, salendo sempre sul podio ma senza vincere. Il romagnolo torna ad affrontare il Rally 1000 Miglia 12 anni dopo l'ultima presenza e proprio in quell'edizione vinse Basso, che ha un feeling particolare con Brescia, dove ha primeggiato 4 volte, 2004, 2007, 2009 e 2012, e con il record di speciali vinti, 36. Quest'anno il pilota trevigiano sulla GR Yaris Rally 2 è stato l'unico a vincere oltre a Crugnola, l'ha fatto in Piemonte, ma arriva a questo sesto round dopo due gare sottotono, con ritiro a Due Valli e il quarto posto di Roma. Oltre ai primi tre del campionato, altri big al via rappresentano variabili da tenere d'occhio per la corsa al titolo. Non concorrono al CIAR ma sono quotati per la vittoria nella gara di casa. Primi della lista sono Stefano Albertini e Danilo Fappani, idoli locali con 4 vittorie, 2017, 2018, 2021 e 2023, ed un secondo posto nelle ultime 5 presenze. Il duo bresciano, in gara sulla Fabia RS, può togliere punti ai piloti del tricolore. Galvanizzati dal secondo posto al Rally Cherry Edition, gara europea, partono tra i favoriti della gara di casa anche Mabellini Lenzi sull'altra Fabia RS di Delta Rally, attualmente settimi nella classifica CIA. Davanti a Mabellini nella classifica tricolore ci sono lo sloveno Obel con Andreika sulla Skoda RS di Munaretto, dopo il successo nel CIR promozione a Roma, ed il pavese Scattolon che debutta con Magrini sull'altra C3 di FPF Sport. Col titolo promozione già assegnato al signor Michi a Roma, Obel e Scattolon, tra loro solo 1,5 punti nel CIR promozione, si sfideranno per i posti che assicurano una buona fetta del Montepremi. Presenti anche Andreucci e Nucita, tardati in classifica ma sempre attesi nelle gare CIA, e col pluricampione Garfagnino con Briani sulla Citroen C3 di Turbocar, che dopo il ritiro di Roma vuole rilanciarsi in una gara che ha vinto 5 volte. Riparte per il finale di stagione anche il messinese Nucita, assente a Roma e sempre con Pollet sulla Hyundai i20 di Friul Moto. Dopo l'ottima trasferta mondiale in Grecia, anche il giovane pilota di AC Team Italia, Roberto Daprà, che col decimo posto sugli sterrati ellenici ha chiuso assai bene la sua prima stagione nel mondiale. Ora il trentino si concentrerà sul tricolore, sempre con Guglielmetti, sulla Skoda RS di DP Autosport, affrontando la gara disputata solo una volta nel 2021 con un'auto a due ruote motrici. Duello interessante per la classifica femminile, con Somaschini Arena sulla Citroen C3 che proveranno a riprendersi la leadership, ma dovranno difendersi dagli attacchi della salentina Sara Carra dopo il successo romano con Mauli su una Skoda. Il Rally 1000 Miglia può essere decisivo anche per le sorti del CIAR Junior, poiché anche in questa serie giovanile targata AC Team Italia, sabato sera potrebbe essere deciso il vincitore. La possibilità è per Matteo Doretto con a fianco Marco Frigo, leader tra gli Junior con 3 vittorie in 4 gare e 69 punti collezionati. Per laurearsi campione a Doretto basterà vincere oppure chiudere secondo e guadagnare un punto aggiuntivo nella Power Stage. Proveranno invece ad annullare questo match point e rimandare la sfida a Sanremo gli inseguitori, dove spiccano dei ceci Lazzarini con 46,5 punti, Biffati a Roma i secondi nel finale, i trevigiani Zanin Pizzol con 40,5 punti e terzi in classifica ed i sardi Ricciu Corda quarti con 31 punti. Rimandato a Sanremo invece il titolo due ruote motrici, poiché il regolamento prevede 6 partecipazioni come limite massimo e l'ultima gara coefficiente maggiorato come per le altre validità. Per questo il duo Pisani-Morricone, leader della classifica, non sarà a Brescia, così come il secondo, il toscano Christopher Lucchesi. Assenze che permettono di avvicinarsi al vertice al piacentino Cogni in coppia con Brachi su una 208 Rally 4, in ascesa dopo il secondo posto a Due Valli e la vittoria a Roma. Si avvia al finale di stagione anche la GR Yaris Rally Cup, giunta al quarto dei 5 atti previsti. Saranno 12 le Toyota candidate alla classifica del trofeo italo-giapponese, che vede saldamente al comando il pistoiese Paperini.
A sfidarlo i soliti avversari, Locascio, Paleari, Di Giovanni e Andolfi Junior, raccolti 7 punti. Sarà della partita anche il trevigiano di AC Team Italia Mattia Zanin per una gara spot, poiché quest'anno è impegnato nell'Europeo Junior. Dieci invece gli equipaggi su vetture Suzuki, impegnati nel penultimo round della Suzuki Rally Cup ed in corsa anche per il campionato italiano del rally. Al vertice delle due serie ci sono i tre alfieri del trofeo sulle Swift Hybrid, il trentino Pellè avvantaggiato nella serie monomarca, il siciliano Fichera secondo in entrambe le classifiche e l'altro trentino Dalla Piccola, il più giovane del gruppo che ha preso la leadership del tricolore R1 con la vittoria a Roma. Ancora poche ore e la 43esima edizione del Rally Appennino Reggiano inizierà a svolgere il rito di ogni corsa, con l'anteprima, verifiche e shakedown, il via, le assistenze, riordini ed arrivo. L'edizione del 2024 dello storico Rally Emiliano vede coinvolti i comuni di Castelnuovo nei Monti, Carpineti e Casina e conterà in totale 9 speciali, 3 da ripetere 3 volte. Previste anche le vetture storiche, mentre vi sarà la partecipazione speciale per le mitiche auto bianche A112 Abarth. Organizza il tutto Maremma Corse 2.0, ovvero serietà ed esperienza, su mandato di ACI Reggio Emilia. In programma per il 14 e 15 settembre proporrà di nuovo Castelnuovo nei Monti come cuore pulsante e sarà round di chiusura della CRZ con Parelli di sesta zona. Il rally accomuna le entità di Castelnuovo nei Monti, Carpineti e Casina, un'unione di intenti che insieme all'ACI provinciale vuole riportare il rally ai fasti di un tempo, memori della lunga tradizione sportiva della città del tricolore e suo territorio. Il programma sportivo prevede 9 speciali su strade legate alla tradizione di una delle competizioni tra le più iconiche in Italia, forte di un passato di grande valore. La distanza competitiva è di 63,9 km a fronte di un complessivo di 217,56. Saranno previste per motivi di sicurezza 2 slow zone di rallentamento in 2 speciali laddove esistono movimenti franosi, dove attualmente è in essere il senso unico alternato. La decisione è stata presa di comune accordo con l'amministrazione provinciale. Ecco le speciali nei loro caratteri salienti. Prova speciale numero 1, 4 e 7, la Giandeto, di 9,67 km. È una prova già utilizzata in passato, con alcune varianti, caratterizzata da molti cambi di ritmo, tosta, secca e nervosa, vietato perdere la concentrazione. Carreggiata quasi sempre stretta, ma fondo buono. Partenza in salita per circa 3 km con lunghi intervallati da tornanti, poi si svolta a destra per un breve insidioso tratto, un altro bivio a destra dove la carreggiata si allarga e tutto diventa più veloce. Un bellissimo tratto guidato.
In località La Strada si ricomincia a salire con un altro bivio a sinistra, sempre medio veloce e molto guidato. Poi un altro bivio a destra e lo scollinamento ci porta al bivio velocissimo in località Canicchia. Altro bivio molto spettacolare a destra dopo un dosso veloce e contratto finale più mosso. Veniamo alla prova speciale numero 258, la Castegnedolo, di chilometri 5,44. Ripercorre in gran parte la prova storica di Villa Berza, molto guidata. Qui le traiettorie non esistono o quasi, perché non c'è un attimo di respiro, non ammette errori, ma è anche un vero piacere per gli equipaggi. Carreggiata stretta e fondo buono. La partenza praticamente è in discesa, con un chilometro di S molto impegnative su fondo mosso. Un altro bivio, si scende ancora a sinistra ed è un continuo saliscendi bellissimo. Inversione spettacolare in discesa a sinistra e qui inizia un tratto molto stretto, tortuoso e quasi sempre nel bosco. In questa parte finale non è possibile pensare a traiettorie, non si può sbagliare nulla, occorre solo tanta precisione di guida. Ed ecco la prova speciale numero 369, Pontone, di 6,19 km. È la storica speciale con finale inedito, carreggiata stretta e fondo abbastanza buono. Una prova da non prendere alla leggera. Tante curve cieche, perché occorreranno notte perfette e ritmo. Una prova che potrebbe riservare sorprese. La partenza è in salita, tratto stretto, tortuoso e fondo mosso. Poi l'asfalto migliora dopo l'abitato di Ceriola. A Costa di Latica si scende e l'asfalto cambia ancora, torna un po' mosso ma sempre bello. Bellissima la compressione che ci fa risalire ed è sempre impegnativa, una leggera salita che porta un paio di bivi, da dove la carreggiata si allarga e diventa più veloce, mossa con tratto finale impegnativo.
tre speciali che sicuramente ripetite tre volte che rappresentano al meglio questa 42esima edizione del Rally dell'Appennino Reggiano. Ma veniamo al programma di gara. La cerimonia di partenza sarà alle 20.01 di sabato 14 settembre in piazza Martiri della Libertà a Castelnuovo nel Monte, mentre le sfide col cronometro saranno tutte domenica 15, con uscita dal riordinamento notturno di Carpineti in piazza della Repubblica dalle 8.15 ed arrivo finale alle 16.55 in via Roma a Castelnuovo. Tre i giri sulle speciali, intervallati da altrettanti riordinamenti, tutti previsti a Carpineti, in piazza della Repubblica, mentre il parco di assistenza sarà allestito nella zona industriale di Felina. Cristian Merli al volante dell'Osella FA30 sarà al via dell'ultima gara del CEM, il campionato europeo della montagna. Domenica è in programma in Croazia la 43esima edizione della Buzetski Dani, cronoscalata sita nella parte settentrionale dell'Istria. Due manche di prova sabato 14 e due salite di gara domenica 15, sul tracciato lungo 5.001 metri. È una gara che piace a Merli, con un veloce tratto misto iniziale e a metà percorso un tornante destro. Poi si passa in un centro abitato ed un altro tratto veloce per affrontare tre tornanti in sequenza, sinistro, destro e ancora sinistro. Un altro paesino su un bivio e la strada si restringe, infine curva impegnativa e l'arrivo. L'intento e la volontà del pilota di Fiavé è la solita, divertirsi e concludere al meglio. Una cronoscalata, quella croata, vinta 5 volte dal portacolori della scuderia di Motorsport nel 2016 e 2017, ma anche sul gradino alto del podio nel 2021, 22 e l'anno scorso. Bisogna considerare che quest'anno Merli ha vinto le gare in Portogallo, Italia, Polonia, Svizzera e Slovenia. La gara croata, però, accenderà le sfide e designerà i titoli anche per le ruote coperte, categoria dove è presente Antonino Migliuolo, detto Oplay. I
Il pilota trentino d'adozione è pronto, anzi dice lui prontissimo, per l'ultimo atto del campionato europeo della montagna 2024. Domenica prossima si corre l'ultima gara europea dell'anno ed è una sfida senza appello che assegnerà molti titoli in più categorie, dalle GT ai prototipi. Saranno due gare tecniche e veloci sui 5.001 metri con un dislivello di 250 e pendenza media del 5,01%. Nel 2021 Oplay è saltato l'appuntamento croato avendo già conquistato il titolo di categoria 1. Ma nel 2022 e 2023 due secondi posti gestendo qualche problemino fisico e di vettura. Quest'anno il portacolori del Phoenix Racing Team non ha molte alternative. Per riconquistare la corona continentale con la Mitsubishi Lancer Evo 9 Turbo 3000 e lasciando perdere ipotesi aritmetiche che spostano il focus dell'obiettivo, Migliuolo deve aggiungere un'altra vittoria di gruppo 3 per far suo il titolo. Non sarà facile, però laddove c'è lotta c'è Oplay al 120%, come sempre. Gli avversari diretti non mollano mai ed esiste una bella rivalità, esaltandosi a vicenda. Soprattutto il suo antagonista diretto, Mattia Jurisic, in gara in gruppo 4, spinto al massimo dal tifo di casa. Così sarà l'ennesimo duello in parallelo, quello decisivo. Ma alla fine faranno festa in ogni caso tutti insieme, poiché la stagione di Oplay è stata superlativa e merita una grande festa e molta felicità. Meglio se vincente. Oh!